Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto al webinar Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale. Io sono Roberta Chiappa e brevemente introdurrò questo webinar e poi lascerò la parola ai relatori della giornata. Come sapete, come avete letto, questo è il primo webinar di un ciclo di 11 appuntamenti che si chiamano Competenze digitali dal syllabus alla formazione. Questi appuntamenti ci terranno compagnia tutti i martedì da oggi al 28 luglio. Saranno un po' i nostri martedì con le competenze digitali. Come sapete, il syllabus delle competenze digitali è il documento elaborato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica che descrive l'insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Quindi ogni webinar di questo ciclo sarà dedicato ad una competenza. Le competenze individuate nel syllabus sono 11 e quindi avremo 11 webinar. Partiamo oggi con l'area della trasformazione digitale e vediamo subito il programma di oggi. Allora, l'apertura dei lavori è affidata al dottor Elio Gullo, direttore generale dell'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci darà il benvenuto e introdurrà il ciclo di webinar raccontandoci un po' tutto il processo, tutto il lavoro che sta facendo il Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del Formez. E poi avremo Ernesto Belisario, avvocato esperto di diritto delle tecnologie, che ci racconterà, quindi entrerà nel cuore di questa competenza, ci racconterà proprio quali sono i temi chiave della competenza 5.1, gli obiettivi della trasformazione digitale. E poi avremo una parte di questo webinar dedicata all'assessment. Come sapete, il processo, questo percorso prevede un sistema di assessment, quindi di autovalutazione delle competenze. La collega Patrizia Schifano del Formez ci racconterà, quindi ci descriverà in cosa consiste il sistema di assessment e come funzionano i test. A questo punto io inizierei i lavori di questo seminario. Purtroppo il dottor Gullo non può intervenire perché sono sopravvenuti degli impegni di vertice. Ci ha fatto pervenire un messaggio video di benvenuto che adesso chiedo ai colleghi della regia di mandare in onda. Temo, abbiamo fatto delle prove, purtroppo il messaggio in realtà in questo momento riusciremo a vedere solo un messaggio audio. Il video è comunque disponibile su YouTube e lo troverete a partire da questo pomeriggio nella pagina di Eventi PA a partire dalla quale vi siete iscritti. Vediamo quindi se riusciremo ad avere anche il video del dottor Elio Gullo. Prego la regia di mandare il video. Benvenuti e bentrovati in questa nuova avventura che abbiamo intrapreso assieme al Formez, che in qualche modo accompagnerà l'avvio del nuovo sistema per la rilevazione delle competenze digitali del personale pubblico. Come sapete, questo progetto è partito circa un anno fa. Abbiamo messo a bordo alcune amministrazioni per testare il sistema dal punto di vista del funzionamento e della qualità delle domande. Funziona, come sapete, proponendo delle domande ai singoli dipendenti e su una serie di ambiti di competenza che vanno dalla gestione di dati, informazioni e documenti informatici, alla sicurezza, a come gestire i servizi online, la comunicazione sia interna che con gli esterni, e anche alcuni aspetti sulle nuove tecnologie e sulla trasformazione digitale, assolutamente, diciamo, preminente in questo periodo in cui siamo stati costretti per il lockdown a utilizzare di colpo strumenti di lavoro a distanza verso i quali forse non eravamo completamente preparati. Ebbene, il progetto Competenze Digitali per la Pubblica Amministrazione servirà quindi a valutare le competenze dei dipendenti e assieme al Formez stiamo preparando un piano formativo in modo tale da accompagnare, come si fa, diciamo, nelle più buone tradizioni sulla formazione, un assessment delle competenze, cui segue la formazione sugli ambiti nei quali si rileva una certa difficoltà e quindi che può, in modo tale che la formazione può completare le competenze previste. Allora, cosa facciamo noi? A partire da oggi e ogni martedì, uno degli esperti che abbiamo individuato, che sarà con il quale in qualche modo curerà delle pillole formative in modalità e-learning, che saranno disponibili in estate. Devo dire una data, diciamo che a partire da settembre l'intero programma di formazione sarà disponibile, quindi saranno circa 30 moduli formativi, una cosa abbastanza articolata e di grande dimensione.
ma probabilmente un po' prima di settembre alcuni moduli saranno già disponibili e per voi sperimentabili. Cosa facciamo quindi ogni martedì a partire da oggi? Un esperto illustra quali sono gli ambiti che verranno toccati dalla formazione, con quale grado di approfondimento, quali sono i temi fondamentali e, se posso permettermi di consigliare a voi, siete i miei colleghi, può essere un utile ripasso per poter, diciamo, capire quali sono le materie che dovreste, conoscere o rinfrescare prima di fare, la sessione di assessment che la piattaforma vi propone. Come sapete, o forse se non lo sapete, ve lo dico io, andate tanto sul sito www.competenzedigitalidellapa.gov.it, su cui troverete una serie di informazioni utili per capire come le amministrazioni possono entrare e quindi i rispettivi dipendenti. Ci sono anche delle slide illustrative, vi sono delle piccole informazioni che sono utili per capire qual è l'ambito, però il mio consiglio qual è? Provare prima a ascoltare i nostri webinar, che saranno anche poi disponibili offline per chi non ha avuto la possibilità di ascoltarli in diretta, e so che siete moltissimi. Per poter in qualche modo orientarsi correttamente in quest'ambito. Due piccoli consigli. Uno, il primo è non aver paura. Il nostro sistema, alla fine della sessione di assessment, stabilisce che per ogni area e materia di competenza di quelle testate, il sistema verifica se il grado di padronanza è a livello base, a livello intermedio, a livello avanzato. Ebbene, non esiste la soluzione ideale per chiunque, no? È un po' come dire: se ho due medici, un ortopedico e un dentista, devono conoscere allo stesso modo tutte le materie. No, sono due specialisti diversi, quindi alcuni ambiti sono simili e comuni e poi sono delle verticalità. Anche per voi sarà così. Se volete sapere cosa è accaduto a me, io, che pure non sono esattamente un ignorante in materia, quando ho fatto il mio assessment non sono risultato avanzato in tutti gli ambiti. Assolutamente no, anzi, in alcuni casi era soltanto base, poi intermedi in altri e avanzati in altri. Quindi è abbastanza normale che sia così. E il nostro sforzo, lo sforzo che sta facendo anche il Formel, secondo noi, i nostri esperti, è appunto quello di mettere a disposizione una serie di pillole formative utili, in modo tale che chi ritiene di dover padroneggiare con maggior abilità e competenza un ambito possa selezionare un modulo formativo. I moduli formativi saranno esattamente coerenti ai gradi di padronanza del syllabus. Quindi, non so, una materia è conoscere gli open data, per esempio. Se nell'assessment, nelle domande, non sono in grado di rispondere correttamente, quindi il sistema mi dice: guarda, non sei nemmeno a livello base, troverete un modulo sulla nostra piattaforma, un modulo di formazione che vi consentirà, seguendolo, pochi minuti, non più di 10 minuti, di poter successivamente rientrare nella piattaforma, rispondere alle domande e acquisire una competenza di livello base. O così diversamente, potreste essere, che so, proteggere i dati personali e la privacy, che è uno degli ambiti, essere di livello base, ma vorreste raggiungere un livello intermedio. Perfetto, troverete sicuramente un modulo formativo che vi graduato e gra sulla base della competenza base per portarla da base a intermedia. È necessario che tutti facciano tutto? Assolutamente no, vi sono molti dipendenti che probabilmente per l'ambito in cui lavorano non hanno bisogno nemmeno di una competenza, non so, nemmeno base sulla erogare servizi online, perché si occupano di contabilità e magari non è il loro lavoro. Quindi il sistema non fa una classifica delle competenze assolute perché non esistono, siamo tutti diversi, ma consente a chiunque di misurarsi, all'amministratore di capire come sono distribuite le competenze all'interno della propria amministrazione e a chiunque di scegliersi un percorso personale. I moduli formativi che noi stiamo mettendo in piedi, ripeto, la funzione pubblica, assieme al Formez, saranno gratuiti, disponibili per chiunque, per usarli come? Dal computer, come state seguendo questo tipo di piccolo mio intervento. Li abbiamo pensati così anche prima di questa, diciamo, situazione piuttosto sgradevole del lavoro costretto a casa. Il lavoro a casa è molto piacevole, diciamo, costretto un po' meno. E il sistema sarà ancora così, quindi può essere utilizzato a qualunque ora del giorno e della notte, su dispositivi che vanno dallo smartphone ai tablet, al personal computer, e seguiteci sui nostri siti, sia Formez che Funzione Pubblica, sui nostri canali, in modo che possiate vedere esattamente i calendari. Vi ripeto, la prima edizione comincia oggi, che è il 12 di maggio, e ogni martedì avrete una pillola nuova con un nuovo esperto. Grazie a tutti. E buona prosecuzione. Grazie. Perfetto,
Sì, io confermo a qualcuno che scriveva in chat, così come ho detto prima, sarà disponibile nella pagina di Eventi PA il video completo del dottor Elio Gullo, ma in questo momento si poteva ascoltare solo il messaggio audio. Quindi direi che a questo punto non mi resta che dare la parola a Ernesto Belisario. Ernesto è avvocato, esperto di diritto delle tecnologie, ci racconterà i temi chiave della competenza e gli obiettivi della trasformazione digitale. Dunque, Prego. buongiorno a tutti. Ovviamente vi chiedo innanzitutto un feedback sull'audio, oltre che sul video, in realtà più sulle slide, quello che è davvero importante. Ringrazio il Dipartimento della Funzione Pubblica e il dottor Gullo per il coinvolgimento, ovviamente il Formez, anche per il supporto nel webinar di oggi, e tutti voi che vi siete collegati. Grazie anche per il feedback che mi state dando in chat, molto prezioso. Con gli amici di Formez facciamo da tanto tempo dei webinar. Di sicuro quello che è veramente importante è avere il feedback, ovviamente per ragioni di tempo, questo lo dico, non riusciremo e non potremo rispondere alle vostre domande. Siete diverse centinaia e i tempi sono stretti, ma sicuramente faremo tesoro dei feedback e delle indicazioni, anche delle domande naturalmente, che ci darete nella chat, anche per i futuri webinar e in generale per la produzione dei materiali che dovessero rendersi necessari in questo percorso che il dottor Gullo vi ha assolutamente illustrato come un percorso che comincia ed è un percorso in divenire. Tra l'altro il riferimento all'attualità stringente c'è anche in queste mie slide. Parliamo da tempo di trasformazione digitale delle amministrazioni. Sicuramente ho visto diversi nomi noti nella chat e nell'elenco dei partecipanti. Dicevo, parliamo da tempo di trasformazione digitale. La sensazione è che la trasformazione digitale sia stata a lungo un discorso soltanto per addetti ai lavori che conoscono codici, gergali, SPID, PagoPA, CAD, che però molto spesso non sono noti all'interno dell'amministrazione, e questo è molto problematico, perché oggi parleremo proprio di questo, cioè parleremo del fatto che conoscere le nozioni di trasformazione digitale è importante per chi lavora nell'amministrazione, perché stiamo facendo un cambiamento epocale che non riguarda soltanto i sistemi informativi. Il cambiamento epocale riguarda tutti: l'accelerazione che è data dal Covid-19, quindi lo smart working, anche se nella sua accezione di lavoro da casa, che diventa una modalità ordinaria di esercizio dell'attività lavorativa, la possibilità di fare le riunioni di giunta e di consiglio comunale online, hanno fatto capire a tutti, quelli che pensavano che le videoconferenze fossero soltanto per i nerd dell'amministrazione, oggi invece diventa la modalità ordinaria per la gestione dei procedimenti amministrativi, e quindi è necessario conoscere, no, una serie di norme, una serie di regole del gioco giuridiche, ma anche di tipo tecnologico: quali sono gli strumenti da utilizzare, quali sono le misure di sicurezza. Quindi le competenze digitali sono assolutamente fondamentali, perché diventano il nuovo alfabeto dell'attività amministrativa, il diritto amministrativo, e per questo ne parla un avvocato, ovviamente, perché non è soltanto argomento tecnologico. Sicuramente c'è una componente che chiunque lavora in un'amministrazione deve assolutamente conoscere. Poi è ovvio, questo proveremo a vederlo compatibilmente con i tempi ristretti che abbiamo, è fisiologico che man mano che la nostra responsabilità nell'ambito dell'amministrazione cresce, perché siamo dirigenti di uffici oppure perché siamo in prima persona coinvolti nelle attività di trasformazione digitale, le nostre nozioni debbano in qualche modo diventare sempre più strutturate e robuste.
Parto con una citazione. La prima citazione è una citazione di Stephen Hawking che dice che il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma è l'illusione della conoscenza. E quindi questa citazione ci aiuta a dire che sicuramente in prima battuta tutti sentiamo parlare da anni di competenze digitali o probabilmente di trasformazione digitale, ma realisticamente è sensato che continuiamo a stare al passo perché si tratta di una normativa e le recenti evoluzioni normative o di aggiornamento, parleremo più tardi del piano triennale per l'informatica, ci consentono di stare sempre al passo. Quel che era vero 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, non lo è realisticamente. Praticamente adesso. La seconda citazione che vi giro è questa di Pablo Picasso che dice: non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. All'interno della nostra amministrazione, accanto agli addetti ai lavori che questi temi li masticano da anni, c'è anche chi non si è preoccupato, non ha ricevuto una formazione dedicata sui temi della trasformazione digitale e quindi della trasformazione digitale un po' a paura, a timore. Proverebbe a procrastinarla, a rimandarla di là nel tempo. Molte volte mi è capitato di sentire alcuni colleghi che mi dicessero: avvocato, ma queste cose non si potranno fare quando sarò andato in pensione, no? Ma probabilmente questo accade perché noi non abbiamo una grande dimestichezza, non l'avevamo provata la trasformazione digitale. Adesso invece siamo in condizione di poter attraverso anche questo percorso e gli strumenti che vi saranno messi a disposizione di poter colmare questa lacuna. Come provo ad affrontare i temi che mi sono stati affidati, cioè quello di illustrare gli obiettivi della trasformazione digitale, cercando di fare inizialmente una piccola contestualizzazione, cioè qual è il contesto della trasformazione digitale. E la seconda, invece, diciamo che stiamo ragionando appunto sugli obiettivi della trasformazione stessa. Parliamo della evoluzione del processo di trasformazione digitale, quindi la parte di contesto. Cos'è trasformazione digitale? Beh, non si tratta soltanto di abbandonare la carta, questa è una premessa metodologica assolutamente importante. Trasformazione digitale è il processo di integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli aspetti del funzionamento di un'organizzazione. In ambito pubblico è un processo che comporta cambiamenti sostanziali a livello tecnologico, organizzativo e giuridico-amministrativo e quindi è un passaggio che richiede all'amministrazione di reinventarsi, trasformando radicalmente tutti i propri processi e tutti i modelli procedimentali. In questo processo che evidentemente è finalizzato ad ottenere da un lato una riduzione dei costi, dall'altro un incremento del livello di efficienza e ancora il miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza, la formazione dei dipendenti dell'amministrazione riveste una funzione fondamentale. Una funzione fondamentale perché deve poggiare sulla consapevolezza che la trasformazione digitale non avviene secondo criteri autarchici, per cui ogni ufficio fa un po' come vuole. Nell'ambito di ogni amministrazione, ogni ufficio di livello dirigenziale, poi ogni comune decide di organizzarsi in modo autonomo ed indipendente dagli altri. Invece, processo di trasformazione digitale è un processo strutturato che prevede una cornice nazionale che va conosciuta necessariamente. E questa cornice nazionale è fatta di documenti strategici, una strategia del paese in materia di trasformazione digitale e di atti normativi. All'interno della declinazione che poi vedremo degli obiettivi della trasformazione digitale, vedremo che ci sono gli uni e gli altri, e cioè è giusto che si sappia perfettamente qual è il perimetro in cui si lavora. Perché se io non conosco quali sono gli obiettivi del piano triennale o le caratteristiche normative, ad esempio in materia di accessibilità, potrei comprare dei software
o dei servizi che non sono conformi alla normativa vigente, e questo ovviamente va ad impattare in modo decisivo e rilevante su quella che è la mia attività. Ecco perché dicevo ed insisto ancora su questo, non soltanto chi si occupa dei sistemi informativi deve conoscere queste regole. Pensiamo ad esempio all'acquisizione di servizi cloud nel corso della quarantena, per abilitare i dipendenti allo smart working. È ovvio che io devo conoscere tutta una serie di norme che sono contenute, oppure di indicazioni che sono contenute nel piano triennale relative all'approvvigionamento di servizi cloud da parte delle pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista dei documenti strategici, i documenti sono diversi e ovviamente sono soggetti ad un aggiornamento. Ovviamente una breve premessa: in questa sede non spiegherò tanto i temi, ma spiegherò l'importanza della formazione su questi temi, in modo tale poi da darvi il là per i successivi approfondimenti da parte vostra, da parte delle vostre strutture e dei vostri colleghi. Dicevo, sulla parte dei documenti strategici, la parte di agenda digitale europea è un documento strategico che indica gli obiettivi di crescita fino al 2020. Nell'ambito dell'agenda digitale europea è stata declinata l'agenda digitale italiana. I documenti strategici sono quelli relativi al piano crescita digitale e al piano della banda ultralarga. A valle, e questo invece vi riguarda assolutamente più da vicino perché molto più concreto e contenente tempistiche e azioni per ciascuna amministrazione, è il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, un documento triennale ad aggiornamento annuale, e questo è anche uno dei motivi per cui, come vi dicevo, la materia che stiamo affrontando è assolutamente magmatica e richiede un aggiornamento continuo, perché i progetti strategici, penso ad esempio a PagoPA, che è un tema sicuramente di interesse per molte delle vostre amministrazioni, o SPID o ANPR con riferimento all'Anagrafe Nazionale per la Popolazione Residente, sono dei progetti che evolvono in modo costante, e quindi è giusto che il piano triennale recepisca quelli che sono i miglioramenti e poi definisca le successive tappe strategiche. Dal punto di vista invece normativo, la norma di riferimento della trasformazione digitale è il codice dell'amministrazione digitale, cioè il decreto legislativo 7 marzo 2005 e numero 82. Nella slide, nell'infografica, vedete diverse evoluzioni del codice dell'amministrazione digitale. Anche in questo caso, questa slide mi serve non soltanto e non tanto per approfondire l'importanza del codice dell'amministrazione digitale, ma quanto per ritornare alla slide iniziale, per cui chi abbia studiato il codice dell'amministrazione digitale nel 2011, nel 2012 e avesse smarrito gli aggiornamenti del 2016 e del 2017, si troverebbe un testo normativo molto differente. Quindi da questo punto di vista è sicuramente importante un aggiornamento continuo, soprattutto da parte dei soggetti maggiormente coinvolti nei progetti e nei processi di reingegnerizzazione. Io nel frattempo chiedo conferma ai colleghi di Formez, perché vedo nella chat che qualche diapositiva non si vede. Vi chiedo conferma che la visualizzazione dell'audio, del video, ma soprattutto delle slide, grazie Roberta, sia liscia, sia corretta. Con riferimento ai contenuti del CAD, questa parte è molto importante, soprattutto per ragionare sugli obiettivi. Il codice dell'amministrazione digitale contiene diverse tipologie di norme. Io per comodità le ho divise in tre macro aree: da un lato le norme sull'efficacia giuridica probatoria dei documenti informatici, dall'altro quella sugli obblighi a contenuto informatico per le amministrazioni, da ultimo quelle sui diritti
diritti digitali, e cioè norme che introducono la carta della cittadinanza digitale, cioè definiscono il perimetro dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. Perché è importante questa classificazione? Perché quando andiamo a leggere il syllabus, come vedete, ho organizzato le slide in modo tale che vicino a ciascuno degli obiettivi, delle aree di interesse, ci fosse una leggenda che indicasse qual è il livello, e in questo caso stiamo parlando di competenze del livello base. Provo ad andare, Roberta Buzzacchino, provo ad andare più lento. In realtà l'ansia di dirvi molte cose è tale per cui vado veloce, ci provo, non so se riuscirò a mantenere questa velocità. Dicevo, sui diritti digitali, perché è previsto che il livello base per la competenza sui diritti digitali? Perché se ritorniamo indietro a questa iniziale tripartizione di contenuti del codice dell'amministrazione digitale, ci rendiamo effettivamente conto che i diritti digitali sono stati introdotti dal legislatore proprio come controaltare per verificare il corretto adempimento degli obblighi a contenuto informatico delle pubbliche amministrazioni. Quindi cosa significa? Significa che il diritto digitale, assicurare all'utente il diritto digitale, non soltanto ci aiuta a garantire il corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti, che in una democrazia è assolutamente doveroso, ma ci aiuta a capire quanto noi stiamo effettivamente rispettando gli obblighi che incombono sulle amministrazioni. Quindi è possibile utilizzare i diritti digitali di cittadini e imprese come metro di misura del nostro livello di adeguamento alla normativa e alla pianificazione strategica in materia di amministrazione digitale. Partiamo dagli obiettivi, appunto, quindi partiamo dai diritti. In questo caso è sensato che tutti sappiano, livello base, innanzitutto sarebbe sensato che lo sapessero come cittadini, perché questa è educazione civica del terzo millennio. Essere cittadini oggi significa innanzitutto conoscere i propri diritti, che però non sono soltanto quelli tradizionali, ma sono i diritti digitali. Diritti digitali significano due cose. Da un lato, le nuove modalità di esercizio di diritti tradizionali, ad esempio il diritto di partecipazione al procedimento, dall'altro l'esercizio di diritti che non erano possibili senza le tecnologie, non sarebbero stati possibili senza le tecnologie. Ed è per questo che tutti devono conoscerli. Il diritto all'uso delle tecnologie, articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, ma poi la partecipazione telematica al procedimento, il diritto all'accessibilità per garantire un'amministrazione che non sia discriminatoria e sia effettivamente inclusiva anche nei confronti delle persone con disabilità, il diritto all'invio di istanze telematiche, il diritto alle comunicazioni telematiche, il diritto ai pagamenti informatici, il diritto all'uso dell'identità digitale, SPID, il diritto alla connettività negli uffici pubblici, il diritto a fruire di siti e di servizi online. Quindi diciamo che da questo punto di vista la panoramica che ho provato a farvi, che è contenuta agli articoli 3 seguenti del codice dell'amministrazione digitale, è indispensabile per poterli assicurare e quindi aver chiaro se stiamo mettendo gli utenti, cittadini e imprese, leggevo prima anche nella chat con qualche domanda, la formula utilizzata dal legislatore è chiunque. Chiunque può pretendere di usare strumenti, ad esempio come SPID, come PagoPA, come la PEC, la firma digitale, nei rapporti con i soggetti obbligati ad applicare il codice. E quindi questo significa che se chiunque ha diritto di utilizzarli, allo stesso tempo all'interno delle amministrazioni c'è qualcuno che deve saperli usare. E quindi c'è bisogno che si provveda alla formazione, che ci siano delle soluzioni informatiche acquisite alla bisogna. Da questo punto di vista faccio
quando parlo di carta della cittadinanza digitale, parlo degli articoli da tre seguenti del codice dell'amministrazione digitale. Lo dico alla dottoressa Pavone che ha fatto una domanda di questo tipo nella chat. Dicevo, c'è una sentenza, tra l'altro, di qualche anno fa del TAR Puglia che dice proprio questo, cioè dice il fatto che esista un diritto digitale significa che l'amministrazione non può dire che il proprio dipendente non sapeva utilizzare la PEC, che l'amministrazione non aveva formato il proprio dipendente a sapere che il P7M era un'estensione di un documento firmato digitalmente. Quindi, da questo punto di vista, questo è il motivo per cui i diritti digitali devono essere conosciuti da chiunque lavora all'interno di una pubblica amministrazione, anche per provvedere al necessario adeguamento, anche di tipo personale o segnalarlo all'amministrazione. E questo ho scritto quindi nella slide che le competenze digitali dei dipendenti sono una componente fondamentale dell'adeguamento organizzativo e il loro rafforzamento è necessario per rafforzare le competenze digitali. E quindi se chiunque ha diritto di utilizzare le tecnologie nei rapporti con l'amministrazione, le amministrazioni devono consentire agli utenti di inviare telematicamente le istanze e i documenti, quindi devono attrezzarsi per leggere, per capirle, per memorizzarle. È necessario che l'amministrazione invii comunicazioni e notifiche telematiche a chiunque abbia un recapito telematico, il cosiddetto domicilio digitale. È necessario che l'amministrazione renda disponibili online i moduli e i formulari. È necessario che l'amministrazione renda disponibili i propri servizi online. Tra l'altro, in questo momento di lockdown, anche le direttive del ministro Dadone hanno incentivato la modalità di erogazione online che consenta di mantenere l'operatività e i contatti dell'utente anche nei contatti con l'utente anche nel rispetto delle misure in materia di distanziamento sociale. Vedo diverse domande sul contenuto. Ecco, mi fa molto piacere che ci sia questo interesse perché in questo primo webinar è come se fosse uno spoiler, cioè serve ad alzare l'attenzione e serve proprio a portare tutti ad approfondire per il completamento del proprio quadro di conoscenze anche su questi temi, in modo tale da, a seconda del proprio ruolo nell'organizzazione, pianificare la trasformazione digitale, pianificare le attività strumentali all'erogazione dei servizi online all'utente, oppure di comprendere quali sono le istruzioni che arrivano dai dirigenti e correttamente applicarle, declinarle nell'ambito della propria attività quotidiana. Ovviamente a fine del webinar, visto che ci sono tante domande, avrete le slide, la registrazione del webinar, vi confesso che però vi chiederei l'attenzione, no? Nel senso non vi preoccupate di ricevere i materiali, li riceverete, mi farebbe piacere provare a catturare la vostra attenzione su quello che sto dicendo, perché altrimenti avrete le slide, ma magari quello che ci sto dicendo sopra vi sfuggirà e sarà più problematico recuperarlo. Altro diritto importante è quello all'identità digitale. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online che richiedono identificazione degli utenti e quindi la pubblica amministrazione per far questo è tenuta a rendere fruibili i servizi online che richiedono identificazione attraverso SPID. Poi esiste il diritto al domicilio digitale che prevede che chiunque abbia la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale, di richiederne la cancellazione e di ricevere tutte le notifiche e comunicazioni da parte della pubblica amministrazione all'indirizzo dichiarato, e quindi l'amministrazione deve attrezzarsi per notificare direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di pagamento. Quindi questo significa essere attrezzati a comprendere tanto come funzionano questi strumenti di invio telematico, ma anche quali sono le implicazioni giuridiche, cosa succede se la casella PEC è piena, ad esempio, cosa
Qual è l'indirizzo e il recapito che posso utilizzare? Lo posso utilizzare per i procedimenti che vengono avviati d'ufficio o solo per quelli a distanza di parte? Soltanto per fare qualche esempio che possa stimolare la vostra curiosità e il bisogno di approfondire con i materiali che saranno messi a disposizione. Tra l'altro approfitto per dirvi che in coda alle diapositive di oggi troverete una piccola sitografia di riferimento per provare ad orientarvi e ad trovare qualche indicazione utile che possa supportare i vostri studi. Tra l'altro, proprio tra le competenze del livello base, una molto importante è quella legata ai mezzi di tutela dei diritti digitali, perché io devo sapere come amministrazione che il cittadino, se non si vede riconosciuti i propri diritti digitali, può sia segnalare tutto al difensore civico digitale che è presso Agid, sia ovviamente fare addirittura ricorso al giudice amministrativo nel caso dei servizi online, servendosi addirittura del rito previsto per la class action amministrativa. Su questo c'è già una sentenza del TAR Basilicata del 2011. Il secondo ambito di come dire, aggregazione dell'area legata appunto alla trasformazione digitale, agli obiettivi della sottoarea 5.1 del syllabus, tanto per dare qualche riferimento a chi volesse focalizzarlo in modo preciso nell'ambito del syllabus, sono quelle legate alla governance e alla programmazione della trasformazione digitale. In questo tipo di obiettivi rientrano naturalmente delle competenze che sono di livello medio, di livello intermedio e di livello avanzato, perché naturalmente sono più proprie di chi ha l'obiettivo e ha il compito di riorganizzare e di prendere decisioni sulla reingegnerizzazione dei processi e sulla organizzazione di uffici e dei servizi. E quindi da questo punto di vista il documento di riferimento è il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, che pure è un documento che deve essere conosciuto quantomeno nelle note di indirizzo, proprio perché contiene anche le tappe di adeguamento. Quindi sono il dirigente dell'edilizia che sta ragionando sul portale per le pratiche edilizie. Faccio un esempio probabilmente banale. Sicuramente devo sapere che da piano triennale è prevista la necessaria, da CAD prima e da piano triennale poi, la necessaria integrazione col sistema di identità digitale, e quindi per quanto non mi convinca, potrei anche paradossalmente non essere convinto di non avviare una mia username e password dedicata, ma è ovvio che quella è l'evoluzione, quindi il nuovo servizio dovrà sicuramente prevedere SPID. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale 17, devono riorganizzare i propri processi e i propri servizi nell'ambito delle linee strategiche di indirizzo contenute nei documenti strategici del governo. Quindi le amministrazioni non sono autarchiche, non definiscono autonomamente, questo è importante ed è il motivo per cui queste competenze devono essere possedute, non definiscono autonomamente negli obiettivi, perché il quadro strategico è europeo, poi è nazionale, non definiscono strategicamente neanche le priorità, perché ci sono dei tempi, ci sono dei diritti che devono essere assolutamente garantiti. Quindi la conoscenza del piano triennale, dei principi del piano triennale, che quindi sia digital by default, ve li ho tenuti nelle slide, anche se naturalmente su questo andrò veloce perché potrete approfondirli sicuramente in seguito.
Digital by default, il principio once, cioè la semplificazione ai cittadini e quindi richiedere alle amministrazioni richiedere agli utenti soltanto una volta le informazioni senza appesantire il contatto con gli enti, l'utilizzo di SPID, l'utilizzo preferenziale di soluzioni cloud, anche questo è molto importante, devo decidere, e questo spiega anche perché il livello sia l'intermedio e la avanzato, devo decidere di acquistare un nuovo software, un nuovo applicativo per il mio ufficio. È ovvio che nel momento in cui c'è questo principio di cloud first, tra le attività di valutazione comparativa previste dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, dovrò valutare preferenzialmente, in coerenza con il piano triennale, questa opzione, cioè l'opzione di utilizzare delle soluzioni cloud, magari in SaaS. Questo perché? Perché c'è qualcuno, la strategia governativa, che mi ha indicato quelle che sono le priorità che devo seguire, i principi, ed è per questo che le devo conoscere, perché poi io possa applicarle nelle mie scelte strategiche, perché io possa applicarle nelle mie attività di pianificazione, nelle mie programmazioni anche degli acquisti. Ovviamente abbiamo poi una serie di altri principi. Importante. Anna Maria Fiore dice: dovremmo sforzarci di utilizzare la nostra lingua madre. Io ho fatto una trasposizione, ovviamente ho provato a spiegare questi principi, quindi ho provato a riportarveli in modo fedele, provando comunque a dare una descrizione in italiano. Spero che in questa sede possa bastare la petizione. Di utilizzare una terminologia comprensibile per tutti gli utenti, io come dire, la condivido più che altro perché sappiamo che questo potrebbe avere delle barriere, nell'ambito della nostra comprensione da parte di alcuni utenti. Nell'ambito delle attività. Dottoressa Fiore, comprendo assolutamente il motivo per cui utilizzare delle parole no, non italiane ci penalizza nell'efficacia della comunicazione e probabilmente anche della formazione, però qualche volta delle chiavi di collegamento con i documenti che non ho scritto, su cui non ho responsabilità, che però utilizzano quei termini, dobbiamo fornirle per evitare un effetto disorientamento. L'utente potrebbe non trovare quello di cui abbiamo parlato. Dicevo, sicuramente è molto importante anche il modello strategico che definisce e che per me è assolutamente rilevante nella misura in cui è un po' il progettino di quelle che sono le attività sotto i diversi settori che le amministrazioni devono porre in essere, e quindi devo sapere che c'è un filone di attività della sicurezza, c'è un filone sulle infrastrutture, i data center, il cloud, la connettività, o il filone legato all'interoperabilità degli applicativi, soprattutto se devo appunto costruire un mio sistema integrato in cui il software A parli con il software B. Ho ovviamente delle azioni legate all'adesione a quelle che sono le piattaforme abilitanti obbligatorie, quindi l'anagrafe nazionale, il sistema identità digitale, PagoPA e così via, soltanto per farne alcune. E quindi anche per questo il modello strategico è importante, perché il piano triennale non è soltanto un documento che è rilevante per il governo, e quindi il governo decide, dice quello che farà. Il piano triennale è un documento complesso alla cui attuazione concorrono tutte le pubbliche amministrazioni. All'interno del piano triennale ci sono delle indicazioni proprio relativo a quello che si deve fare a livello centrale, e quello che devono fare le singole amministrazioni nel proprio recinto. E quindi è giusta la conoscenza di questo modello strategico. Insisto su questo: per molto tempo le amministrazioni hanno pensato di poter essere autarchiche, cioè di definirsi gli obiettivi. Faccio questo perché mi piace, quest'altro che è difficile, lo farò quando avrò tempo, questo invece non lo condivido e non lo faccio. Non è questa l'architettura che invece i documenti strategici dell'agenda digitale ha disegnato, e quindi non è così che si può comportare un'amministrazione. Altra nozione molto importante è quella
sono quelle legate alla figura del responsabile per la transizione al digitale. Da questo punto di vista, in questa diapositiva vedete che naturalmente è ovvio che la conoscenza del ruolo e delle funzioni del responsabile della transizione al digitale, che è una nuova figura istituita dal codice dell'amministrazione digitale nel 2016, dicevo, questa figura è una figura che deve essere conosciuta da chiunque all'interno dell'amministrazione. E quindi avremo nell'ambito delle competenze di livello base quelle legate alla conoscenza della figura. Quindi devo sapere che c'è, che è un punto importante, che le indicazioni che mi dà sono sicuramente non delle mere note di indirizzo. Poi è ovvio invece che man mano che aumenta il livello, io conoscerò quali sono le sue relazioni all'interno, perché se sono un dirigente devo sapere chi è per me il responsabile della transizione digitale, che ha quindi un ruolo di primus inter pares e quindi razione materie. Il latino spero che mi sia consentito, diciamo, quindi per competenza di materia ha la possibilità di dare delle indicazioni che sono vincolanti rispetto agli altri dirigenti, allo stesso tempo sapere quali sono anche le relazioni esterne le relazioni esterne dell'amministrazione. Quindi proprio per questo a seconda del livello la conoscenza del responsabile transizione digitale, le sue funzioni e le sue competenze va sempre più nel profondo. Quindi tutti devono sapere che questa figura esiste, articolo 17. Devono sapere quali sono chi è che nomina il responsabile, quindi che il responsabile viene individuato come ufficio, perché si tratta di un ufficio e non soltanto di una persona fisica, viene individuato dal vertice politico, laddove c'è un vertice politico, altrimenti dal vertice amministrativo. E che il responsabile risponde appunto al soggetto che lo ha nominato. Poi naturalmente ci sono alcune indicazioni ulteriori proprio relativi al contenuto della nomina. Su questo c'è una circolare molto importante proprio del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la circolare 3 del 2018, che dà delle indicazioni sui contenuti, la nomina, sulle modalità di lavoro, ma questi sono contenuti già e sono conoscenze che non saranno indispensabili a chiunque lavora nell'amministrazione, ma sicuramente, sicuramente da chiunque avrà la necessità di relazionarsi con questa figura. Dopodiché, ovviamente, abbiamo anche una serie di indicazioni legate proprio all'operatività del responsabile per la transizione digitale, perché il responsabile per la transizione digitale ha una serie di compiti molto rilevanti in materia di sicurezza, di accessibilità informatica, di reingegnerizzazione dei processi ed è questo il motivo per cui il responsabile per la transizione digitale deve essere necessariamente nominato nell'organizzazione, perché se un'organizzazione non ha ancora nominato un responsabile per la transizione digitale, probabilmente non ha avviato un percorso serio di trasformazione digitale, perché la trasformazione digitale non è la gestione del sistema informativo. Tutti nelle amministrazioni hanno gli uffici di sistemi informativi, gli uffici CED, ma queste sono cose che esistono a diversi livelli. Diciamo che quello che in realtà manca è la consapevolezza che il responsabile per la transizione digitale ha un livello strategico di competenze, quindi ha un potere, ha poteri di impulso e di coordinamento degli uffici, di pianificazione e quindi ha competenze, ad esempio, in materia di verifica di conformità degli affidamenti informatici, quindi capire che il responsabile per la transizione digitale è il soggetto che garantisce la conformità
conformità della soluzione agli standard individuati dal CAD e dall'Agenzia Peritaria Digitale è fondamentale, perché significa che dovrò coinvolgerlo nel processo di pianificazione degli affidamenti, dovrò coinvolgerlo nel parere sull'acquisto di una soluzione per verificare che risponda a determinate regole, dovrò prevederlo ad esempio nella revisione del regolamento acquisti, nel senso dovrò sicuramente pensare per tenerlo sempre nel processo alla predisposizione di un parere del responsabile per la transizione al digitale all'interno della procedura di acquisto di beni e servizi informatici. Ma queste sono cose che se so che esiste un responsabile per la transizione al digitale, ma penso che il responsabile si preoccupi di la connettività, di risolvere, di darmi assistenza sul malfunzionamento dell'applicazione, che si occupi di dare l'assistenza se la stampante non funziona. Quindi, se io invece non capisco che il responsabile della transizione al digitale ha invece queste competenze, non lo coinvolgerò, non disegnerò delle procedure, quindi a seconda del livello di competenza, non disegnerò delle procedure che siano rispettose della norma e quindi gli consentano di operare laddove nominato. Vedevo nella chat che molti di voi ritengono e ci dicono che ancora non è stato nominato e quindi i poteri del responsabile, mi chiede la dottoressa Verna, i poteri del responsabile sono i poteri di una figura apicale che ai sensi dell'articolo 17 non ha nessuno al di sopra dal punto di vista amministrativo, ma riferisce semplicemente a livello politico. Allo stesso tempo, man mano che approfondisco e quindi vado nei diversi livelli, scopro anche che il responsabile per la transizione al digitale è una figura che non solo ha questi poteri all'interno dell'amministrazione, se non li avesse, ed è il motivo per cui non può essere un esterno non può avere questa latitudine di poteri all'interno dell'amministrazione. Dicevo, ovviamente devo conoscere quali sono i poteri, devo conoscere quali sono gli schemi procedimentali e le modalità di lavoro del responsabile all'interno dell'ufficio, le sue relazioni con gli altri dirigenti. Se sono un dirigente, devo conoscere anche quelle che sono le sue relazioni con il mondo esterno. Il responsabile per la transizione al digitale pubblico è nominato e pubblicato sull'indice delle pubbliche amministrazioni. Ovviamente il punto di riferimento del difensore civico digitale che è stato nominato presso Agid ed è un presidio di tutela dei diritti digitali. Quindi è una persona a cui però possono rivolgersi anche i responsabili della transizione digitale delle altre amministrazioni. Molto spesso capita, no, di sentirsi dire: guardi, avvocato, che noi volevamo digitalizzare questo processo, ma c'è l'ente X che ci richiede ancora la carta. Come posso fare? Beh, secondo me è molto importante sapere se quell'ente ha un responsabile per la transizione del digitale, perché il responsabile per la transizione del digitale è sicuramente qualcuno che parla la nostra lingua. La lingua della reingegnerizzazione, o almeno dovrebbe parlarla, la lingua della reingegnerizzazione dei processi, la lingua del digitale. Quindi, se in quell'amministrazione con cui io devo gestire un procedimento, o comunque che mi inibisce dalla piena digitalizzazione di un processo, io posso provare a trovare un complice, che magari non è il dirigente, il funzionario o la PO con cui parlo abitualmente, ma è il responsabile transizione digitale che posso sensibilizzare sulla digitalizzazione di un determinato processo. Provo ad andare perché ormai stiamo andando verso la fine. Un altro livello di competenze che sicuramente è necessario a livello intermedio è quello delle competenze digitali che vengono richieste ai dirigenti, agli specialisti IT e ai dipendenti di un'amministrazione per favorire la transizione al digitale. Su questo ricordo che l'articolo 13 del codice dell'amministrazione digitale prevede una formazione obbligatoria
sui temi della transizione al digitale con un particolare approfondimento proprio su quella che è l'accessibilità, e da questo punto di vista l'idea è di capire quali sono le competenze richieste in modo tale che poi all'interno dell'amministrazione, ed è questo il motivo per cui il livello è intermedio, si possa comprendere quali sono le azioni da intraprendere nei confronti del personale, quindi incrociare quanto previsto dal DigiComp, degli obiettivi che sono contenuti nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, naturalmente l'azione intrapresa dal Dipartimento della Funzione Pubblica col progetto Competenze Digitali per la PA e quindi dal Syllabus, e in generale anche da tutte le altre linee guida che sono state adottate da Agid, e quindi le linee guida per l'armonizzazione delle qualificazioni professionali, quelle per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT e per le competenze di e-leadership, visto che c'è proprio da guidare un processo di trasformazione digitale. Sul progetto Competenze Digitali, ovviamente il mio è un richiamo di maniera perché il dottor Gullo in apertura lo ha illustrato in modo assolutamente mirabile, e poi dopo sul sito trovate tutte le informazioni di progetto. Come vi dicevo, ho provato a mettere alla fine di queste slide qualche link nella speranza di stimolare una attività di ragionamento, di riflessione, di approfondimento. Ovviamente ho provato a dividervi questi materiali, questi link per materia, cioè per gli ambiti che abbiamo provato a passare in rassegna, quindi il testo vigente del CAD, il sito del Difensore Civico per il Digitale costituito presso Agid, dove ci sono anche delle indicazioni molto importanti sui provvedimenti che in questo momento il Difensore Civico ha già adottato sulle violazioni al codice dell'amministrazione digitale, e in questa infografica che abbiamo realizzato in un progetto che seguo qualche tempo fa, trovate il riassunto con i numeri degli cittadini che si sono rivolti al difensore civico e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Poi ovviamente sulla governance, i siti dei soggetti che sono maggiormente coinvolti, sicuramente il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, quindi il Dipartimento della Funzione Pubblica che è motore di questo progetto così importante, e poi ovviamente il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove ci sono tantissimi aggiornamenti anche sulle tantissime linee guida di attuazione del piano triennale e del CAD che servono anche ad aggiornare continuamente queste nozioni. Infine, ovviamente, il sito del Piano Triennale per l'Informatica, che come abbiamo detto è soggetto ad aggiornamento annuale, e quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi è lecito attendersi una precisazione. Poi vi ho dato un link ad un interessante post su Medium scritto da Luca Attias, che è stato commissario straordinario per l'Agenda Digitale Italiana, che ha messo in fila i 10 punti per un comune digitale. I 10 passi per un comune digitale sono un bel modo di leggere il piano triennale, no? Alla fine le note di indirizzo del piano triennale riassunte in una checklist di 10 punti. Ovviamente ogni semplificazione ha i suoi rischi, però mi sembra una semplificazione questa veramente molto efficace. Una newsletter gratuita che curo se può esservi utile per segnalazioni e aggiornamenti sul responsabile per la transizione al digitale, il focus che contiene tante indicazioni importanti direttamente sul sito dell'Agid, la circolare del ministro Piatre del 2018 di cui ho parlato, e poi una playlist su YouTube per questi giorni di quarantena e di lockdown con una serie di workshop utili di lezioni su alcune nozioni importanti per il responsabile per la transizione digitale. Con riferimento ovviamente alle competenze digitali, il sito di riferimento è competenzedigitali.gov.it con tutti i materiali, syllabus e ovviamente con i video che progressivamente anche Formez nell'ambito di questa iniziativa caricherà. Io spero di essere riuscito a stare nei tempi e soprattutto spero di non essere stato esaustivo, ma questa, credetemi, era veramente voluta, anche perché essere esaustivo in 45 minuti sulla trasformazione digitale
digitale avrebbe richiesto doti soprannaturali che io evidentemente non possiedo. Spero almeno di avervi fatto venire un po' di curiosità e spero di avervi fatto capire che la trasformazione digitale non è qualcosa per addetti ai lavori, ma è qualcosa che ci dovrebbe interessare da cittadini, ma sicuramente come dipendenti e come lavoratori dell'amministrazione ci riguarda e ci riguarderà sempre di più molto da vicino. Grazie mille. Grazie molto Ernesto, sei stato, direi, sei stato perfetto, nel senso che nei tuoi 45 minuti sì, hai fatto venire la curiosità sui temi principali, sei riuscito a fare un excursus e a lasciarci anche queste, come dire, queste slide con i link, la bibliografia, i siti, gli articoli, eccetera. Quindi direi tutto molto utile. E confermo a tutti che le slide, la registrazione del webinar saranno disponibili subito da questo pomeriggio nella pagina di Eventi.pa a partire dalla quale vi siete iscritti e soprattutto ci sarà anche il video del dottor Gullo che stamattina avete potuto sentire solo in audio. Quindi io adesso darei la parola alla collega Patrizia Schifano del Formez, con la quale passiamo a parlare dell'assessment. Riprendo brevemente quello che il dottor Gullo ha detto prima nel messaggio, cioè come sapete il sistema prevede che a partire dal syllabus e quindi dalla definizione di quali siano le competenze rilevanti per la pubblica amministrazione ci sia la possibilità di fare un test, ciascuno potrà testare le proprie competenze digitali ed il proprio livello. Sottolineo anche quello che diceva il dottor Gullo, senza paura, di fare un test, nel senso che non tutti devono essere esperti di tutto ai livelli massimi. Quindi, in base poi al livello di assessment, sarà disponibile per tutti, gratuita, una formazione e-learning che permetterà di colmare i gap rilevati. Quindi con Patrizia Schifano vediamo come si passa, un po' come funziona il sistema di assessment e in quale fase siamo. Prego, Patrizia. Patrizia, non ti sentiamo? Allora, il microfono, un attimo. Mi Sì, sentite? ti sentiamo. Ok. Adesso sì, perfetto. Allora, eccomi qua. Vi saluto tutti quanti. Sono contenta di vedere che ricorrono dei nomi a noi noti. Grazie per la partecipazione. Allora, questo è lo spazio dedicato poi effettivamente agli utenti della pubblica amministrazione che si avvantaggeranno della costruzione di questo percorso di autoverifica delle competenze digitali dei dipendenti. Allora, io vado abbastanza velocemente, ci sono delle slide che dicono più di quello che dirò io a beneficio del fatto che poi rimangono tutti questi materiali a voi e li trovate direttamente sul sito del Dipartimento, ma anche sul nostro Eventi.pa. Quindi vedo nella chat che siete sempre preoccupati di questo e vi voglio rassicurare. Allora, il percorso di autoverifica è ovviamente per forza di cose basato sulla struttura del syllabus di cui vi diceva Elio Gullo in apertura. Quindi è il syllabus si compone di 1113 indicatori che sono riferiti di conoscenze e abilità organizzati in 11 competenze, sono riferiti a queste 5 grandi aree di competenza che vi sono stati nominati all'inizio del webinar e che vi riporto qui, diciamo per comodità, appunto dati, informazioni e documenti informatici, comunicazione e condivisione, sicurezza, servizi online e trasformazione digitale. Questi sono gli argomenti che dovrebbero poi comporre rispetto appunto a quelli che sono gli interessi e anche l'operatività dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione, dovrebbero comporre il set di competenze necessario a ciascun dipendente pubblico per operare all'interno della sua amministrazione in maniera non solo consapevole ma anche proattiva rispetto a quelli che sono i compiti di un'amministrazione che diventa sempre più digitale. Il syllabus è composto da una batteria di 1000 domande, cioè il test di assessment è composto da una batteria di 1000 domande che ovviamente rispecchia e fa riferimento strettamente al syllabus. Il test di autoverifica
si compone di un numero variabile di domande. Cioè, che succede? C'è una piattaforma che contiene questa batteria di 1000 domande, è una piattaforma che le nostre amministrazioni del pilota hanno giudicato molto friendly e facilmente, diciamo, con criteri di usabilità molto alti. All'interno di questa piattaforma trovate appunto la batteria di domande organizzata a seconda dei livelli di padronanza che appunto si vogliono testare. In realtà ci sono delle domande che hanno livelli di difficoltà crescenti, come vedete scritto nella slide, e questa difficoltà, come vi diceva anche molto bene Ernesto Belisario nella sua comunicazione, la difficoltà è espressa non in termini di sfida cognitiva, ma in base alla conoscenza più o meno approfondita di concetti, figure professionali, norme che riguardano la PA. Ad esempio, rispetto a quello che è stato trattato stamattina, se si parla di responsabile della transizione digitale, si passa da un livello di difficoltà che parte dal conoscere l'esistenza della figura fino a sapere quali sono i compiti che gli assegnano appunto i documenti e la norma che assegna la norma a questa figura, il ruolo che ha nell'amministrazione e quali sono poi, a un livello più avanzato, si chiederà quali sono i rapporti con gli uffici esterni e interni, con gli enti che deve avere il responsabile alla transizione digitale. Quindi c'è una gradualità che viene appunto espressa nei tre livelli, base, intermedio ed avanzato. Il sistema è organizzato con delle domande che hanno degli item di risposta già codificati. Il tempo per rispondere a ogni domanda è di circa 60 secondi. Siccome è un sistema adattivo, a seconda del livello di risposte all'interno dei livelli di padronanza raggiunti, il test può durare da un minimo di mezz'ora a un massimo di meno di 2 ore. Facciamo un altro esempio. Proprio in riferimento all'area che abbiamo trattato stamattina, trasformazione digitale, una delle domande che trovate all'interno del test è la seguente. Relativamente ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione, il codice dell'amministrazione digitale, il CAD, stabilisce i vantaggi di fruire dei servizi erogati in forma digitale e in modo integrato, oppure la possibilità, oppure il diritto, oppure il dovere. Diciamo che fra questi item di risposta già codificati dovrete scegliere quella giusta, perché la modalità è che esiste solo una risposta giusta tra quelle che vengono proposte. Allora, questo test online seleziona una serie di domande che sono da sottoporre appunto a ciascun utente rispetto alle risposte che fornisce durante la prova. Si adatta appunto a quelle che sono le risposte che vengono date in maniera corretta in ciascuna delle 11 competenze. E questa slide sintetizza il fatto che in realtà per passare da un livello ad un altro bisogna rispondere al 60%, bisogna rispondere correttamente al 60% delle domande che vengono proposte dal sistema. Questa slide è molto dettagliata, in realtà indica per ogni area, per ogni competenza, per ogni area di competenza quali sono le domande base, il numero di domande base per passare, diciamo, del livello base, intermedio e avanzato, per ognuna degli indicatori che poi sono quelli che descrivono per i descrittori di ogni competenza. Gestire dati, vedete i colori diversi segnano le 5 aree. Questa l'abbiamo messa, ve la potete studiare con tranquillità perché spiega un po' come funziona il passaggio da un livello all'altro. I traguardi, i risultati. Alla fine, al termine del test, all'utente viene restituito un report dettagliato che indica a che livello, diciamo, si è attestato nell'ambito del test a cui ha risposto. Quindi
che tipo di conoscenze e competenze rispetto a quelle che gli propone il syllabus si attesta. Questi risultati rappresentano un punto di partenza, naturalmente, per sapere poi quale sarà la formazione di cui fruire rispetto a quello, al catalogo della formazione e ai moduli formativi più adatti rispetto a quelli che sono i fabbisogni di formazione emersi. Come vedete, a livello base ci si attesta quando l'utente ha risposto correttamente al 60% delle domande previste per questo livello e quindi è abilitato a visualizzare e a rispondere alle domande del livello intermedio. A livello intermedio la stessa cosa, se si risponde a tutto, si arriva a livello avanzato quando appunto si risponde al 60% correttamente al 60% delle domande previste dal test. Allora, fare questo test di verifica delle proprie competenze in realtà è funzionale ad accedere a quello che è il catalogo della formazione. Il catalogo della formazione è costituito, diciamo, da moduli formativi che ricoprono naturalmente tutte quelle che sono le competenze indicate nel syllabus. E qui vi ho riportato un esempio. Ogni modulo formativo copre l'intero set di conoscenze e abilità che compone un dato livello di padronanza di una delle 11 competenze, appunto, organizzate nelle 5 aree del syllabus. Ad esempio, la competenza 1.1, gestire dati, informazioni e contenuti digitali, livello base. Poi ci sarà un livello intermedio e un livello avanzato, in modo che si risponda ai fabbisogni formativi rilevati attraverso l'assessment, nel senso che se appunto rispetto alla trasformazione digitale, dopo il test, ad esempio un dipendente della pubblica amministrazione si attesta a un livello base, trova delle indicazioni nel catalogo per colmare il gap formativo e, diciamo, misurarsi rispetto al livello intermedio e al livello avanzato. La formazione sarà composta all'interno di questo catalogo, si troveranno dei moduli formativi che saranno tutti erogati in modalità e-learning. Quindi troverete all'inizio soprattutto i moduli che stiamo lavorando, stiamo producendo come formats, che saranno prevalentemente learning object. Questo ci sarà in una fase iniziale perché, quindi si diceva il dottor Gullo nella presentazione all'inizio, molto probabilmente a settembre di quest'anno troverete i primi moduli e questa offerta formativa comunque si arricchirà mano a mano di moduli formativi che possono essere proposti da altri soggetti pubblici o da soggetti privati, che verranno individuati comunque attraverso una specifica procedura di accreditamento per poter appunto rispondere esattamente a quelle che sono le competenze richieste proprio nell'ambito del syllabus. Naturalmente il dipendente che ha fatto l'assessment, ha fruito della formazione, può ritornare, diciamo, a misurare i risultati acquisiti con la formazione di cui ha fruito, risottoponendosi ulteriormente al test di assessment e quindi rimisurando i risultati acquisiti alla fine per capire come può continuare ad accrescere le proprie competenze e a fare in modo anche di declinarle nell'ambito in cui lavora. Se questo ambito cambia, riproporrà, diciamo, la flessibilità del syllabus, appunto, e di, come diceva all'inizio il dottor Bullo, di non sapere tutto di tutto, ma di sapere rispetto a quella che è il proprio ruolo nell'ambito lavorativo e anche i propri compiti, e quindi rispetto a questo potersi misurare e poter dare, diciamo, dei contenuti a quelli che sono le mancanze in ambito appunto conoscitivo rispetto al digitale. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire è che siamo in una fase, diciamo, pilota, quindi c'è un gruppo di amministrazioni che sono
INAIL, INPS e Union Camere, ma anche Formez, che sta testando gli strumenti. Scusate, vado avanti. Ecco, siamo in una fase 3, la fase pilota, e quindi queste tre amministrazioni, in realtà queste quattro amministrazioni, insieme ad altre, fino ad arrivare a 17 amministrazioni, hanno già registrato 400 dipendenti che hanno fatto il test di assessment, 350 li hanno completati e di 200 abbiamo il feedback. Naturalmente tutto questo serve per migliorare continuamente gli strumenti, la piattaforma e mettere a punto il tutto in maniera tale che quando questo arrivi al grande pubblico, naturalmente sia in una forma ottimale. Rispetto al catalogo della formazione, come vi dicevo prima, entro settembre di quest'anno sarà possibile accedere al catalogo e fruire dei primi moduli di formazione, saranno tutti appunto learning object. E quelli che sta realizzando Formez sono naturalmente declinati sui tre livelli, base, intermedio ed avanzato, e sono soprattutto realizzati insieme agli esperti di dominio che sono i relatori del ciclo di webinar che noi vi stiamo proponendo. Quindi l'esperto dell'area 5.5, transizione digitale 5.1, è stato Ernesto Belisario che avete sentito stamattina, così come martedì prossimo ci sarà appunto un altro esperto che sarà l'esperto di riferimento anche che ha costruito diciamo, la parte formativa, i moduli formativi di cui poi diciamo, vi avvantaggerete quest'autunno. Naturalmente vi ho già detto che la fase successiva prevede l'ampliamento del catalogo attraverso l'attivazione di altre collaborazioni. Io ho finito, non so, volevo soltanto aggiungere, perché ho visto che c'era una domanda e questo sta nella comunicazione, le amministrazioni che aderiscono al progetto per appunto poter gestire per far utilizzare ai propri dipendenti la piattaforma e quindi predisporli verso l'assessment, avranno sicuramente un cruscotto, un quadro di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività e quindi sapranno quanti dipendenti si sono registrati, i test che saranno effettuati, le statistiche sui risultati dell'autoverifica che saranno espressi comunque in forma aggregata. Questo per decidere poi che tipo di formazione, verso che tipo di formazione indirizzare i loro dipendenti e avranno anche, diciamo, poi il dettaglio dei corsi di formazione che sono stati seguiti. Io lascerei la parola di nuovo a Roberta per le conclusioni e per delle indicazioni rispetto a questo. Grazie, grazie a tutti. Perfetto, grazie molte Patrizia. Allora ho visto che ci sono moltissime domande in chat, chiaramente abbiamo già sforato sui tempi, quindi non possiamo rispondere, ma a una di queste domande mi sento di dover rispondere. Qualcuno chiedeva a chi si rivolge il syllabus, l'assessment e l'attività formativa, cittadini, privati, pubblici. Allora, questo non siamo stati forse abbastanza chiari, ma potrete leggerlo anche nei documenti sul sito. Tutta questa attività si rivolge al dipendente pubblico nell'esercizio della sua attività lavorativa. Quindi non si rivolge agli specialisti ICT, ma non si rivolge neanche al privato cittadino. Si rivolge a, diciamo che sono le competenze digitali che servono ai dipendenti pubblici per l'esercizio della propria attività lavorativa. Allora, abbiamo visto, ripeto, tantissime domande, ne abbiamo preso nota e cercheremo di rispondere o nell'ambito del prossimo webinar, se sono delle domande generali sul sistema o sul sito. Quello che vi posso suggerire è quello di consultare anche le FAQ ed eventualmente contattare il servizio di helpdesk all'indirizzo competenzedigitali.gov.it. Ci sono già delle FAQ sulla maggior parte delle domande che ho visto in chat, su come si aderisce al sistema, come si procede dopo la sperimentazione, quali sono i tempi. Per
Quindi ci si può anche porre una domanda al servizio del desk. Allora, vi anticipo subito che il prossimo webinar sarà martedì prossimo, il 19 maggio, e il tema è quello della competenza 5.2, conoscere le tecnologie emergenti della trasformazione digitale. Quindi vedremo un po' come abbiamo fatto oggi, quali sono i temi che sono affrontati in quella competenza e quali gli item, un po' gli aspetti più rilevanti per la pubblica amministrazione. E come ancora molti di voi hanno chiesto, le slide di questo seminario, la registrazione e quindi anche il video del dottor Gullo saranno disponibili sulla pagina di EventiPA e più avanti anche sul sito del DFP. Vi invito a iscrivervi a tutti i webinar, a partecipare, a seguirli, anche se magari vi sembra che non riguardino proprio in modo specifico il vostro ambito di intervento, perché l'idea di questi webinar è anche di fornire un po' di accompagnarvi sino all'inizio della formazione e di fornire anche degli aggiornamenti sullo stato dell'arte del progetto, sulle attività previste, sui tempi e in ogni webinar cercheremo anche di, ci sarà sempre una pillola, una breve parte sull'assessment e quindi cercheremo anche di dare magari delle risposte in relazione alle domande che abbiamo visto sono state poste. Quindi con questo vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio tutti i relatori, vi do appuntamento a martedì prossimo, troverete presso la scheda su EventiPA per iscrivervi. Arrivederci a tutti, buongiorno.